Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video curioso, diciamo, un video abbastanza curioso dove vi farò vedere un buco nero, ragazzi, sì, un buco nero all'interno di GTA. Voi direte che cazzo vuol dire un buco nero? Un buco nero, un posto che dove si acceca di dentro, un buco nero lo sapete che cos'è, no? E qui in questo caso, come andiamo a vedere, in questo posto nella mappa, in pratica, dove c'è questa chiesina che sta sulla strada per andare a Forte Zanculo, c'è questa sorta di buco nero, ragazzi. Dite che cazzo vuol dire? Adesso andiamo a vederlo, adesso andiamo a vedere sta stronzata che Rockstar diciamo sta facendo ultimamente. Non si sa perché, ma dall'ultimo aggiornamento ci stanno alcune cose strane che succedono nel gioco e tutto il resto, quindi è abbastanza curioso il tutto. E questo comunque sta a dimostrare che Rockstar sta facendo delle cappellate, secondo me, all'interno del gioco, perché io ho riscontrato parecchi bug che non so, penso di portare sul canale. E niente, questo è un bug abbastanza curioso, no? Io l'ho chiamato il buco nero, però insomma è tutt'altro che nero, è un buco grigio, quindi insomma è curiosa sta cosa. Quello che vi volevo dire è che potrete caderci dentro, aprire il paracadute come in tutti i wallbridge che vi porterebbero sotto mappa, come state vedendo. E poi vabbè, niente, quando levate il paracadute respawnate, come avete visto questa è la strada che porta a Forte Zanculo, quindi qui sopra c'è la chiesetta, come cazzo volete chiamare, chiesa, e c'è questo bug, ragazzi. Niente di che, insomma, non è un grande video, però era una cosa che, una curiosità che vi volevo portare sul canale, insomma. E secondo me questo qui è uno dei più grandi sbagli che Rockstar ha commesso finora in questo gioco. A parte, vabbè, ce ne sono stati, però pure questo, insomma, non è che gli regala niente. Arrivi qui, manca un pezzo di mappa, quindi insomma non è normale. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti.